Simone, tu vieni da una formazione artistica, no? L'Istituto d'Arte di Urbino, famosa scuola del libro. Poi, strada facendo, l'hai un po' abbandonata. Beh, io in realtà finita la scuola, non ho fatto un lavoro inerente alla scuola, perché mi ero iscritto a grafica pubblicitaria, però ho fatto tutt'altro. Ho fatto per 17 anni il mestiere di cartotecnico, quindi ero nei colori, nella carta, però era una cosa meno fantasiosa rispetto, no? Con meno creatività, quindi una produzione industriale. Però mi è sempre rimasta la passione del disegno, dell'illustrazione, quindi per gioco o per rilassarmi, così ho continuato sempre a disegnare. Ecco, quell'arte che poi ti sei ritrovato tra le mani ed è diventata utile nel momento in cui sei stato costretto a un cambiamento. Sì, in realtà diciamo che la parte agiata, cioè il lavoro, no? Quello che comunque avevo. No, che tu fai in maniera sicura e dall'oggi al domani è scomparso senza che potessi neanche pensarci. Quindi Hai perso il ho lavoro. perso il lavoro, sì, ho perso il lavoro e quindi non. E quindi quell'hobby che avevo, quella passione che avevo, ho cercato di farlo diventare concreto, un lavoro. Quindi mi sono rimesso in gioco e ho cambiato da una cosa sicura che è, mi sono ritrovato a un punto interrogativo. E come ti sei rimesso in gioco? Che cosa fai adesso? Io adesso sono freelance, faccio grafico pubblicitario, quindi sono tornato a un po' un ritorno alle origini, inaspettato. E lavori in questo momento? E C'è in questo lavoro? momento sì, sto cercando l'attività di far decollare l'attività, cercando comunque clienti. Insomma, tutta una cosa per me nuova, ecco. Però si può dire che hai ritrovato te stesso. È nella difficoltà che magari uno, no, dà il meglio, quindi mi sono ricordato, no, delle mie origini, quanto magari, ecco, c'è stata questa sfortuna o fortuna di perdere un posto comunque fisso. E sei ottimista in questo momento? Sì, abbastanza anche, sì. Sì, ci devo credere, insomma, è una cosa che. Stai pensando a un prossimo cambiamento? No, questo già è abbastanza grosso, quindi mi basta. Hai famiglia? Questo No. ti ha agevolato? Beh, in un certo senso sì, comunque non ho quelle responsabilità che una famiglia ti mette di fronte, quindi sono più libero nei movimenti e quindi ho una fidanzata che mi aiuta, insomma. No, Resiste. sì, resiste. Un consiglio ai giovani. Di portare avanti le proprie idee, anche nel momento di difficoltà, comunque continuare a crederci e andare avanti, perché magari non si sa mai, nella vita può capitare di tutto, quindi bisogna essere anche elastici nel poter cambiare, insomma.